non è che la nostra sanità sia poi veramente così male. La nostra sanità è un'eccellente sanità sul piano internazionale. Quello che forse, e non è vero che mancano esperienze di successo nella nostra sanità. La chiave di volta che noi riconosciamo nei processi di eccellenza sta proprio nel ruolo, nel modo di interpretare il proprio ruolo da parte di quei dirigenti, di quei direttori delle aziende sanitarie, di quei direttori generali che hanno accettato la sfida dell'innovazione. Un po' per vocazione personale, un po' per attenzione propria, un po' per avere la fortuna di aver avuto degli eccellenti direttori esperti di tecnologia. Insomma, una serie di fattori talvolta casuali, talvolta personali, che hanno permesso di innescare dei risultati, dei processi di innovazione. Ma questi processi di innovazione hanno avuto prevalentemente una dimensione locale, puntuale, quell'azienda, quel piccolo numero di aziende in qualche misura collegate. Creando però poi alla fine, in maniera paradossale, delle diseconomie di sistema, per cui la eccellenza locale crea un problema di connessione tra i diversi sistemi. Per contro abbiamo registrato dei meccanismi di promozione dei processi di innovazione dal vertice che non hanno funzionato, che non sono riusciti ad innescare, a conseguire gli obiettivi declinati. Si è fatta innovazione attraverso concorsi a premi, sostanzialmente, passatemi questa metafora. Allora, l'obiettivo e la proposta che la Commissione fa è quella di costruire un luogo, il tavolo appunto, nel quale riflettere insieme su questi temi, cercando di dare una lettura della realtà, di identificare quali sono i problemi, cercare di identificare i punti di forza, le migliori soluzioni, cercare di innescare dei processi e di stimolare quelli che sono gli attori strategici dei processi di innovazione, fornendo anche dei punti di riferimento per lo scambio culturale, per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze. Bene, allora l'incontro di oggi costituisce un primo momento per creare tra di noi, quindi, una squadra, per creare un gruppo di lavoro permanente, che si sappia dare delle scadenze, che si sappia dare degli obiettivi misurabili, concreti, e che poi cominci a percorrere questa strada, cercando anche di conseguire i risultati e gli obiettivi che si propone. Noi proponiamo una lettura autorevole, perché autorevole è il tavolo che oggi noi andiamo a costituire, e rispetto al quale noi chiediamo un'interlocuzione, perché siamo convinti che i processi di innovazione sono in realtà dei processi di leadership, non sono degli acquisti, l'innovazione non concerne l'acquisto di tecnologia, non concerne l'acquisto di programmi, concerne l'attivazione e la guida di processi di cambiamento, che sono tanto più efficaci quanto sono coordinati tra loro e vanno a conseguire sì degli obiettivi di ottimizzazione locale, ma soprattutto degli obiettivi di ottimizzazione del sistema. In fin dei conti, il padre della teoria generale dei sistemi, Humbert Allanfi, diceva che un sistema aperto è tale solo se sa assumere un comportamento teleologico, cioè solo se sa darsi degli obiettivi, se sa interpretare in maniera coordinata uno scenario. Compito di questa azione è ovviamente il compito della politica. Ma perché questo sia efficace deve partire da un piano di descrizione della realtà. Ecco, noi oggi dobbiamo fornire alla politica quali sono gli obiettivi reali che ciascun direttore di azienda sanitaria ha rispetto al migliorare il proprio modo di fare a vantaggio dei cittadini e a vantaggio della struttura che guida.